Va chiuso, usando sempre le solite questioni, la macchina costa tanto, dimenticando che l'anno scorso aveva fatto l'accordo con noi per investire 550 milioni di euro e naturalmente insistere su quella posizione. E ha continuato dicendo che aumenterà la produzione in Italia, però quella di Termini Imerese è un ramo secco addirittura che impedisce il rilancio di questa azienda. Cioè, il problema sociale del governo, i lavoratori non sono un problema, però per loro naturalmente ad oggi non c'è soluzione. Poi le posizioni naturalmente sindacali sono note, mi pare ovvio e evidente che non possiamo accettare, un po' tutti hanno sostenuto che è inaccettabile questa posizione della Fiat. Il governo Scajola ha detto che vuole aprire un ennesimo tavolo, sempre tentando di riaffrontare questa questione che ad oggi naturalmente è una soluzione, è una situazione di non ritorno. Ora noi la cosa importante che dobbiamo fare è, tenendo conto della posizione che Fiat ha assunto e che anche la regione Sicilia che era presente e anche il presidente Lombardo naturalmente ha sostenuto che loro hanno le risorse per poter continuare a produrre macchine a Termini Imerese, noi oggi ci troviamo davanti a questa decisione. Ora noi dobbiamo con tutti gli altri decidere come andare avanti, sapendo che la scadenza non è domani, la scadenza è nel 2011 e questo può essere, come dire, un modo per logorare i lavoratori, perché la chiusura non riguarderà domani mattina. Noi abbiamo bisogno di ricompattarci, arrivare a termini, decidere tutti assieme come andare avanti, sapendo che la posizione della Fiat è chiara. Il tavolo può servire secondo noi ad affrontare altre questioni, che sono quelle che, siccome questo stabilimento, pure che la Fiat dice che loro non è vero che hanno avuto tantissimo e non è vero che hanno vantaggi e quant'altro, noi pensiamo che se veramente la Fiat vuole andare via, che vada via, che lo stabilimento, dato che è stato costruito con i soldi della collettività, dei contribuenti, dei siciliani, ritorni ad essere uno stabilimento che va ai veri proprietari di quello stabilimento, che sono i lavoratori e i contribuenti siciliani. A quel punto noi pensiamo che si possa aprire una prospettiva diversa con altre case automobilistiche, perché non possiamo andare appresso alla Fiat, che ogni riunione che noi abbiamo usa sempre toni più alti e più arroganti. Questo è inaccettabile da tutti i punti di vista. Per questo noi riteniamo che domani, oggi stasera sul treno ne parliamo tutti, domani tutti assieme agli altri lavoratori che sono a Termini, assieme ai lavoratori dell'indotto, dobbiamo decidere come andare avanti, sapendo che questa partita è una partita lunga, che non chiuderà domani mattina, ma le forze naturalmente che noi dobbiamo mettere in campo sono quelle forze che naturalmente devono mettere davanti alle loro responsabilità la Fiat, il governo regionale e il governo nazionale, altrimenti noi naturalmente non portiamo a casa il risultato. Una cosa è certa però, davanti a queste parole della Fiat noi dobbiamo decidere veramente di aprire uno scontro forte anche con quelle poche macchine che si fanno a Termini Imerese, perché non è possibile che si usano questi toni, non essere neanche rispettosi dei lavoratori e di tutti coloro che lavorano a Termini Imerese e che hanno contribuito al risanamento di questa azienda ed essere trattati in questa maniera. Per questo noi oggi, ora in questo momento, anche perché onestamente, con molta franchezza, noi non ce l'aspettavamo un ragionamento del genere, noi non ci aspettavamo una presa di posizione così arrogante di questa azienda che ha sempre avuto tanto da tutti i governi e naturalmente non si può permettere di trattare così i lavoratori. Dopodiché noi arriviamo a Termini e se noi abbiamo le palle dobbiamo mettere in campo iniziative per mettere in ginocchio la Fiat e anche la politica siciliana.